Ti sei mai chiesto se la posizione in cui dorme il tuo cane può manifestare qualcosa? In questo video analizzeremo le posizioni più comuni in cui dormono i cani, spiegando i motivi scientifici per cui loro dormono in certi modi. Resta attento fino alla fine del video per scoprire l'ultimo punto. Ti stupirà! A ciambella o raggomitolato? Al tuo cane piace mettere le zampe sotto di sé e rannicchiarsi in modo che la testa poggi sulla coda? Bene, questa è chiamata posizione della ciambella. Questa posizione significa che il tuo cane potrebbe star cercando di conservare il calore corporeo e proteggere le parti del suo corpo più vulnerabili. Inoltre, è la posizione più comune in cui dormono gli animali in natura, poiché aiuta a conservare il calore e protegge gli organi vitali. I cani in genere dormono in questa posizione in inverno o in autunno quando hanno freddo. Ma non preoccuparti, molti cani felici dormono in questo modo, è semplicemente una posizione comoda e calda in cui dormire. Sulla schiena o gambe pazze? Questa è una delle posizioni più adorabili e allo stesso tempo strane in cui dormono i cani. Prima di scoprire il significato di questa posizione, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Se vedi il tuo cane sdraiato sulla schiena, che allunga le zampe ad angolazioni particolari, sappi che è fiducioso e rilassato con l'ambiente circostante. Quando espone la pancia, ti farà capire che è sottomesso e vulnerabile. Le zampe tese ad una certa angolazione sono segno che il tuo cane si fida di te e vede la tua casa come sua. D'altra parte, questa posizione potrebbe indicare che il cane ha caldo e la sceglie semplicemente per rinfrescarsi rapidamente. La pancia del cane ha un pelo meno spesso e le zampe trattengono le ghiandole sudoripare, quindi dormire in questa posizione è il modo migliore per sconfiggere il caldo. I cani che preferiscono questo tipo di posizione per dormire sono considerati indipendenti e con un carattere calmo. Schiena contro schiena o il coccolone? Se il tuo cane si rannicchia spesso con te o noti che dorme sempre schiena contro schiena con gli altri cani in casa, c'è una semplice ragione. La tendenza di molti cani ad aver bisogno di coccole quando dormono è un residuo di quando erano cuccioli. Questo ha anche a che fare con il calore corporeo, poiché i cuccioli hanno difficoltà a regolare la propria temperatura corporea. Man mano che i cani maturano, dormire schiena e schiena diventa una sorta di abitudine di quando erano cuccioli. Se il tuo cane si accoccola con te, quello è un modo istintivo per dimostrarti che sei come uno degli altri cani e che si fida di te. La posa di Superman. Questa è un'altra posizione divertente in cui dormono i cani, che ti lascerà perplesso e porterà un sorriso affettuoso sul tuo viso. In questa posizione si vede il cane dormire a pancia in giù, con tutti gli arti distesi. Non ti viene in mente Superman quando vedi un cane in questa posizione? Bello, eh? Tuttavia, questa posizione non è priva di significato, poiché è abbastanza facile per il cane alzarsi in piedi. Quindi vedrai il tuo cane in questa posizione solo quando fa un pisolino o si riposa, e non di notte, mentre dorme profondamente. Inoltre questa posizione indica che il tuo cane è nell'umore giusto per giocare e ti farà divertire se avrai voglia di giocare un po'. Dorme sul lato. Se il tuo cane adotta questo tipo di posizione per dormire, indica che non ha preoccupazioni, è rilassato e a suo agio nell'ambiente in cui si trova. I cani che scelgono questa posizione per dormire sono quelli più affettuosi e che condividono uno stretto legame con i loro proprietari. La posa del leone. In questa posizione i muscoli del cane sono tesi e contratti, e questo gli impedisce di cadere in un sonno profondo. Quindi questa è una posizione che prenderà un cane per alleviare lo stress e sentirsi a proprio agio. Adottano questa posizione, a volte, quando hanno una notevole quantità di energia e non hanno voglia di dormire. Quindi preferiscono restare in una posizione di riposo, dalla quale alzarsi facilmente e giocare. Sdraiarsi sui tuoi vestiti. Se il tuo cane dorme sui tuoi vestiti, significa che ti ama. I tuoi vestiti hanno il tuo profumo su di loro e il tuo cane vuole sentirsi sempre più vicino a te. Quindi ci si sdraierà sopra. Prima di passare all'ultimo punto, se ti sta piacendo il video, lascia un like e supporta il canale con una donazione tramite il pulsante Grazie di YouTube. Non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche. Gira in cerchio e scava. È normale che i cani girino in cerchio nell'area in cui dormono e anche che scavino un po' prima di farlo. Tutti sanno che i cani calpestano l'erba e scavano per acquisire il massimo comfort possibile. Potrebbero anche scavare per tenersi al caldo. Se ti capita di vederlo scavare sul letto, stai semplicemente assistendo ad un riflesso istintivo per cui lui cerca di rendere più comodo il posto in cui dormirà. Bene, questo era l'ultimo punto. Grazie per la visione. Ciao!